Yo soy Francisca Guerrero. Al momento habito a Santiago. Soy operada de Chile, una isla en sur de Chile. Ho vissuto un po' in Italia quando avevo tipo 16 anni, 17. Ho fatto lo scambio a Piacenza. Studio nell'Università Cattolica, la Pontificia. Sto lavorando insieme ad una federazione di studenti della mia università, che è un'università molto grossa ed importante in Cile e anche a livello Latinoamerica. Noi ci siamo tipo concentrati in questo movimento che è stato iniziato dai secondari, tipo dei ragazzi più piccoli. Loro iniziano sempre tutte le manifestazioni da tanti anni. Pensiamo che la nostra università ha tantissime responsabilità in tutto ciò che succede, perché è stata alla nostra università che ti è creato questo sistema neoliberale. Quindi da lì inizia tutto e tutti i problemi. Tipo non so se si dice così, ma la privatizzazione dell'acqua, il trasporto, la salute pubblica fa schifo. Ci sono un sacco di gente che muore aspettando avere un appuntamento perché non ci sono abbastanza medici e così. Mia nonna prende una pensione di 80.000 pesos, che hai detto tu, tipo sono 100 euro al mese. Il governo pensa che con quello basta per mangiare, per pagare la luce, l'acqua, il gas e tutto quanto. Ovviamente non puoi neanche mangiare in un mese con 80.000 pesos. Cioè non si può. Più o meno un politico guadagna 20 milioni di pesos mensile. Cioè, una roba assurda. Anche se alla fine per loro rimangono 10 milioni di pesos, ok? Comunque, c'è la mia nonna che deve sopravvivere con 80.000 pesos. E ci sono questi che hanno 10 milioni. Quindi non capiscono cosa sia la giustizia e non capiscono che ci sia della gente che ha veramente bisogno di un po' di più. Io vedo dei vecchietti di 80 anni per strada a vendere qualsiasi cosa loro trovino perché hanno bisogno di un po' più di soldi. Però poi arrivano i carabinieri perché tipo devi avere un permesso e prendono via tutte le cose che sta vendendo questo vecchietto e lo multano anche, cioè è assurdo. Ci sono un sacco di persone che non possono studiare, soprattutto l'università costa veramente tanto. Cioè, io sono in un'università tradizionale, cioè non è privata, e devo pagare un po' più di 5.000 euro all'anno, senza contare che pago anche l'affitto, il cibo, il trasporto e tutto quanto. Abbiamo la settimana molto organizzata, ci sono manifestazioni tutti i giorni. Anche oggi. Ed spero, veramente spero che la gente si incazzi e continui a manifestarsi, perché fino adesso non ci hanno dato nessuna soluzione vera. Ai giornali, su internet ci sono tutte queste notizie bellissime che il presidente sta ascoltando il popolo e che ha cambiato un sacco di cose e alla fine non ha cambiato nulla. Io sono molto d'accordo con tutti i scioperi, tutte le manifestazioni, da sempre. Io da piccola che sono un po' in questo mondo della rivoluzione, diciamo, da quando sono entrata al liceo, e tante volte mi è capitato di ritrovarmi in una manifestazione insieme a quelli del sindacato, dei lavoratori. Quelli del sindacato sono sempre ad appoggiare tutte le richieste degli altri. È figo. Pensano che la gente si sia un po' tranquillizzata dal fatto che per questo fine settimana hanno tolto i militari. Quindi sì, mi sembra che ci rimarranno male. Spero non essere presa da qualche militare forse speciale. Però dai, ci sono dei rischi che qualcuno deve prendere. Che poi se mi succede qualcosa non è che io posso farne molto per la lotta, quindi cerco di tenermi salvo. C'è stato un ragazzo della mia università
che studia medicina. E lui è stato preso, detenuto, torturato e violentato anche sessualmente dai militari, no? Quindi c'è tutto questo casino, è stato tutto molto brutto, senza contare anche la parte psicologica, diciamo, non tanto per noi giovani, però per i nostri vecchi, che hanno vissuto anche la dittatura di Pinochet. Vedere i militari per strada è dura. Venerdì sera mi è successo personalmente che tornavo a casa un po' prima del coprifuoco e mi sono ritrovata con dei militari che sparavano in aria dietro di me, che penso che sparavano in aria, beh, non mi è arrivato nulla, diciamo. Però, cioè, sono rimasta un po' traumatizzata. Non immagino il trauma che ai nostri vecchi che hanno vissuto la tortura e tutto quanto, no? E non ci avrei mai pensato di vivere tutto questo. È assurdo. Noi dobbiamo creare il mondo che pensiamo sia giusto, dobbiamo prendere rischi. A volte vi ritroverete da soli, avrete paura, un po' come me, però poi ne vale la pena. Tutta la lotta, tutta la paura, tutto ne vale la pena. È la nostra generazione quella che deve cambiare le cose. Non possiamo aspettare di più. Cioè, il mondo sta già collassando per questo capitalismo e questi nuovi sistemi come il neoliberale che abbiamo noi. Dobbiamo pensare al mondo, dobbiamo pensare a quelli che arriveranno. Non possiamo ucciderci e uccidere la terra. Lottare sempre. Testa in alto. Ecco.